E in questo contesto, intorno alla fine del Settecento, inizia l'orologeria americana. Darà un grosso impulso allo sviluppo, soprattutto delle macchine, l'orologeria americana. Ognuno di noi pensa, credo che sia così, pensa che gli orologi americani, anche quelli che si trovano sui mercati, abbiano poco valore. Non è così. L'orologio americano era un bellissimo oggetto, solo che costava poco. Il fatto di costare poco probabilmente non ha dato quella, non gli ha creato quella importanza che invece l'orologeria americana ha. Intanto i primi coloni che arrivano in America portano con sé i loro beni o qualcosa del loro bene, e gli artigiani portavano con sé i loro attrezzi, la loro esperienza, gli orologiai portarono con sé alcuni orologi e la loro esperienza nel realizzare o costruire parti d'orologi o orologi. Ma tutto ciò che viene, che avviene in questo periodo, sono solo riparazioni di orologi che sono importati dall'Inghilterra. Quasi tutto arriva dall'Inghilterra e qualcosa dalla Francia. Però soprattutto l'Inghilterra esporta il materiale umano e anche i pezzi e gli orologi. Questi orologi, i pochi orologi che vengono realizzati in America, sono oggetti costruiti per mezzo di componenti o blank che arrivano dall'Europa. E però in questo contesto l'America cerca di distaccarsi, di affrancarsi dal dominio europeo per quanto riguarda l'orologeria. E gli ingegneri iniziano a costruire, a pensare di realizzare delle macchine più performanti e più precise che quelle europee. Infatti in Europa già si usavano delle macchine, però tutti i componenti dovevano essere definiti a mano, pensate. Ogni pezzettino doveva essere, l'artigiano si doveva mettere lì e armonizzarlo con tutto il resto. Invece nell'orologeria americana, con le macchine americane molto più potenti, molto più precise, i pezzi sono intercambiabili. Uno è venuto male, si getta via, non c'è problema, si può mettere da parte, se ne prende un altro, non costa niente. E in tutto questo l'orologeria americana pian piano inizia a prendere campo. Iniziano le prime aziende, prendono corpo queste aziende, le aziende iniziano a costruire i primi orologi, non sono così ancora perfetti come lo vedremo in seguito. Però pian piano inizia a mettere dei paletti e a diventare una potenza nel campo dell'orologeria anche rispetto all'Europa, alle aziende europee. Tenuto conto che poi, si può ben intuire, questi orologi costavano molto meno che erano fatte a macchina di quelli europei. E qui, intorno alla seconda metà dell'Ottocento, iniziano i problemi per la Svizzera. La Svizzera subirà il primo trauma nel mondo orologero della sua storia. Il secondo lo subirà negli anni 70 con l'orologeria elettronica, il primo lo subisce
per colpa dell'avanzata dell'industria americana. Quando si pensa di essere troppo bravi o di essere al top, si diminuiscono le persone o le aziende, in questo caso le aziende, concorrenti. E dire e pensare di essere unici è un errore gravissimo che la Svizzera poi pagherà. Durante l'esposizione, tanto in Svizzera le vendite verso l'America cominciano a calare, allora si pongono delle domande e la domanda vuole una risposta. Questa risposta la si trova tramite un grande commerciante, Faber Perret, che viene spedito all'esposizione universale di Filadelfia del 1878. E l'esposizione è importante perché è la prima volta, poi vi parlerò anche delle esposizioni, sono importanti per la ricerca, è l'esposizione universale, è la prima volta che un'esposizione universale non si fa in un padiglione unico o in un palazzo, ma si fa in vari luoghi, come succede adesso. In questa viene fatta, ed è un evento importante, per il centenario dell'indipendenza americana. L'indipendenza americana, se non vado errato, è del 66, 1766, e per festeggiare questo nel 78 si fa l'esposizione universale a Filadelfia. Lui, Perret, segue e gira per i padiglioni, chiaramente interessato soprattutto al mondo dell'orologeria, e prende, cercando qua e là, prende uno o due orologi, loro parlano di uno, ma sarà stata una decina di orologi di media qualità, che non costa, che non fosse il top, ma non fosse nemmeno il di bassa qualità. Un orologio normale, da un prezzo, da un costo abbastanza contenuto, e lo porta in Svizzera. Lo fa esaminare a uno dei massimi orologiai della Schaerfond. La Schaerfond in questo periodo è il cuore dell'orologeria svizzera, insieme a Muschiatelli e Lelocle, comunque è il cuore dell'orologeria svizzera, e si trovano i migliori artigiani e i migliori orologiai, e lo fa esaminare. Alla fine lui farà un discorso che rimarrà famoso nel mondo dell'orologeria svizzera, dove dice espressamente che ha fatto esaminare questo orologio, ne ha preso a campioni su 5.000 pezzi, ha preso vari campioni di tutte le fabbriche della Schaerfond, ha raccolto 5.000 orologi, ne ha presi vari a campioni, li ha esaminati. La qualità dell'orologio di media americano era superiore a tutti gli altri che avevano esaminato. Questo porterà in seguito fare in modo che l'orologeria svizzera venga rivoluzionata. Pensate che il 70% del personale addetto alla fabbricazione di orologi perderà il lavoro. Succederà anche negli anni 70. Oggi l'industria svizzera dell'orologeria è ai massimi livelli, ha un'occupazione al 100%, non c'è crisi, a parte ogni tanto, secondo le oscillazioni dei mercati, quello che è, però è un'industria sana. Nel 70 l'80% del personale perde il lavoro, sono disoccupati, ed era una buona fetta dell'occupazione svizzera. Probabilmente, non lo so, la considerazione mia, saranno più bravi di noi, sono riusciti in pochi anni a superare la crisi. Bravi.